Amiche ed amici di Pachino Cam News, un saluto dal vostro Ivan Sortino che oggi vi dà il benvenuto in questo video reportage dove la TV di Stato maltese è ospite nei nostri territori tra Pachino e Portopalo, fautrice di tutto quanto, Patrizia Tossani, che è reduce dai passati gemellaggi e accordi tra Pachino e Malta. Oggi, luglio 2016, dà il benvenuto accanto a lei Norma Saliba, un voto noto e conosciuto della TV di Stato maltese. Sì, molto semplice. Ho avuto il piacere di far visitare i luoghi più importanti dal punto di vista chiaramente enogastronomico e delle bellezze naturali. Ci tenevano perché stanno facendo un reportage, così come fecero qualche anno fa quando sono venuti in rappresentanza con il sindaco di Shawikia, Paul Azzopardi, per poi la presentazione del libro Pachino Malta le origini. Ed oggi, grazie a questi rapporti che sono intercorsi tra di noi e che sono rimasti sempre ottimi, sono qui per gustare, per visitare e anche, perché no, per riposarsi qualche giorno e nel frattempo promuovere il territorio, nella bella isola di Malta. Saliba, Norma, cosa possiamo dire della vostra visita e del vostro amore sempre per Pachino? Sì, 2 anni fa circa sono stata qua con il cameraman e abbiamo fatto dei servizi su Pachino. Io ho anche partecipato a una competizione dove i giornalisti fanno questi servizi e anche possono competere per vincere gli award dei giornalisti. E allora io ho vinto anche nella categoria del giornalismo all'estero e ho vinto questo premio grazie a Pachino, perché con questi servizi tante persone mi hanno detto: ma quanto bello questo posto. E questo anno abbiamo deciso di, a fine stagione del nostro programma TVAM, che è il programma della mattina che incorpora le TG, interviste, discussioni, eccetera, eccetera, di attualità, abbiamo pensato di trascorrere una vacanza lontano da Malta e vicino a noi, a Pachino. È cominciata questa possibilità con Patrizia. Abbiamo organizzato questo giorno in qualche giorno e infatti siamo qua e ci stiamo divertendo, perché benché noi abbiamo il nostro agriturismo, è un po' diverso dal nostro, ma ci sono anche delle cose comuni. Per esempio, noi abbiamo scoperto che ci sono anche le terre che sono vicine, la produzione del vino è anche comune, allora noi possiamo anche scambiare un po' i nostri contatti e magari facciamo anche sapere ai maltesi questi tesori che si trovano anche qua a Pachino. Bene, noi ringraziamo Norma Saliba, ringraziamo Grazie Patrizia a voi. Tossani e buona continuazione in questo tour alla scoperta di Pachino e di Portopalo. Grazie. Grazie.